Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video di analisi calcistica. In questo video analizzerò alcuni aspetti tecnico-coordinativi. La coordinazione è l'insieme di quei gesti motori di un singolo calciatore in relazione allo spazio e al tempo che permette di controllare e ordinare in maniera congrua il movimento. La tecnica individuale è l'insieme dei movimenti con o senza palla eseguiti dal singolo calciatore in un contesto come una partita. La coordinazione motoria è un prerequisito fondamentale allo sviluppo della tecnica di base applicata, sia nel calcio che nel calcio a 5. Un atleta coordinato sarà un atleta migliore a livello tecnico. Negli sport calcistici, calcio e futsal, la tecnica individuale è fondamentale per eseguire gesti come calciare, passare, tirare, controllare, condurre, dribblare, colpire di testa, stoppare, eccetera, eccetera. Qui possiamo vedere un esempio. Aspetto tecnico coordinativo tiro al volo. Il tiro al volo è un aspetto fondamentale, come possiamo vedere in questo esempio il calciatore del Genoa Fabinho esegue alla perfezione questo gesto tecnico. Ho suddiviso il gesto tecnico in tre fasi: calcolo della traiettoria della palla, controllo della postura del corpo, ricerca dell'equilibrio e impatto del pallone. Nella fase 1 possiamo notare come il calciatore ricerchi la giusta posizione calcolando la possibile traiettoria della palla. Nella fase 2 la ricerca della giusta postura del corpo è fondamentale. Un posizionamento errato, troppo laterale o troppo indietro o troppo in avanti pregiudicherebbe l'impatto stesso con la palla. Fase 3 invece bisogna preoccuparsi dell'impatto con la palla, colpire la sfera con il piede, quindi trovarsi alla giusta distanza e altezza dal pallone, colpirla al centro per assegnargli una corretta traiettoria e caricare la gamba che calcia in maniera da fornire la giusta potenza al pallone. In quest'altro esempio vediamo il controllo palla. Il giocatore Cutrupi in maglia blu in questa azione a seguito di un rimpallo è costretto ad un difficile controllo della sfera in movimento con la palla a mezza altezza e un diretto avversario a pochi centimetri. Con grande abilità tecnica condurrà palla palleggiando per diversi metri per poi scavalcare sempre con palleggio il proprio marcatore e concluderà l'azione con un tiro. Quando si palleggia si è per forza di cose su un solo piede ed è quindi fondamentale avere capacità coordinative come l'equilibrio monopodalico. Inoltre questo gesto tecnico viene effettuato in movimento con un avversario nelle vicinanze, quindi è necessario mantenere il controllo del pallone vicino a sé, quindi avere capacità di anticipazione motoria e differenziazione. Anticipazione motoria intendo la capacità di anticipare il proprio movimento immaginando l'evoluzione dell'azione. Per differenziazione invece intendo la capacità di regolare la forza applicata al pallone per controllarlo agevolmente. Vediamo il dribbling con palleggio, dribbling con palleggio al volo e pallonetto per il portiere, tiro palla.